Torniamo a parlare qui in Lifestyle di intelligenza artificiale. In particolare oggi parleremo di deepfake, forse per qualcuno può essere un termine nuovo, ma io sono sicura che almeno una volta nella vostra giornata incontrate un deepfake, soprattutto sui social, ormai sono diventati molto frequenti. Ne parliamo con un videomaker, Giuseppe De Toma, che è collegato con noi. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, grazie. Giuseppe, allora io partirei da un esempio pratico, un esempio magari abbastanza frequente. Io penso che quello di Gerry Scotti può essere un riferimento molto attuale perché vedo tantissimi video ormai con il volto e la voce di Gerry che fa tantissime cose. Lui ha anche fatto un video proprio dicendo che si diverte, no? A suo avviso si diverte a guardare deepfake con la sua faccia e il suo viso. Però insomma, magari facci tu qualche altro esempio per capire di cosa stiamo parlando. Sì, guarda, i deepfake non sono altro che video realizzati in digitale in cui si copia l'aspetto e la voce di una persona. Basta avere la fotografia di questa persona per creare un deepfake, quindi potenzialmente tutti siamo soggetti. Tutti Ecco. siamo soggetti, però Esatto. sappiamo che per alcuni personaggi è più complicato perché in alcuni casi si sono anche diffuse delle truffe ai danni poi di personaggi famosi che non sapevano ovviamente assolutamente nulla di cose che venivano promosse con la loro immagine. Ecco, allora in questo senso so che ad esempio negli Stati Uniti c'è qualcuno che crea quasi una sorta di copyright sulla propria immagine, ma che cosa si può fare e come ci si può difendere? Sì, c'è stato il caso di Tom Hanks, è stata usata il suo volto per una campagna per uno studio dentistico. Cosa si può fare? Sicuramente non siamo pronti e preparati a questa nuova tecnologia. È successo un po' come è successo negli anni zero, negli inizi anni 2000, con le bufale e fake news. Credevamo un po' tutto quello che vedevamo. Sicuramente si possono innanzitutto controllare le fonti. Quindi andare a Ok. vedere chi l'ha pubblicato e non prendere per buono il primo video che troviamo sulla home. E poi anche fare un controllo incrociato. Appena si vede un video, si va a verificare o su Google o sul profilo del diretto interessato se effettivamente questa voce sia vera o no, questa fonte, questo video sia vero o no.